lavorato proprio per tantissimi giornali, è stata la mia felicità, diciamo, è stata la mia vita. Amavo i giornali, amavo la carta, amavo tutto. In un certo senso ho un po' questa etichetta, che non mi dispiace, cioè non la rinego assolutamente, di fotografo di moda, ma che è molto dovuta al fatto che facevo il fotografo di moda, e lo continuo a fare, nell'epoca dei social, e quindi in un certo senso questo ha, come dire, cioè mi ha un po' etichettato al di là quasi del mio volere. Però sai, c'è modo e modo di farla, insomma, no? Cioè nel senso che la puoi fare solo per diciamo per lavoro, la puoi fare cominciando a capirci qualcosa, e la puoi fare cominciando a metterci qualcosa di tuo dentro quel contenitore, diciamo, creativo. Quindi la mia fase, le mie fasi con la moda sono state diciamo è un rapporto molto lungo, ma anche molto molto diverso nel tempo, diciamo. Il mio atteggiamento è cambiato molto. Io nasco effettivamente con il reportage, impegnato socialmente negli anni 70, alla metà degli anni 70, ero fotografo di Lotta Continua, quindi diciamo che con la moda c'entrava pochino. Da lì poi ho iniziato presto a lavorare, perché avevo bisogno di lavorare, ne avevo anche voglia, ma soprattutto ne avevo molto bisogno. E quindi ho iniziato a lavorare per la Mondadori, e da un giorno all'altro mi sono trovato a prendere degli aerei, andare a Roma a fare le foto, andare all'estero, eccetera. Non avevo soldi, non volevo, avevo bisogno di mantenermi, e quindi la fotografia per me era sicuramente un lavoro prima di ogni altra cosa. E poi dopo sono andato molto in crisi a metà degli anni 90, perché lavoravo bene, facevo copertine, facevo servizi, facevo tanta roba, fatta molto bene, devo dire. Però mi sentivo che non stavo esprimendo me stesso, e racconto sempre questa storia, adesso ce ne avranno a noia le persone che magari mi hanno già sentito, di questo viaggio in Kenya per un giornale che all'epoca si chiamava Moda, adesso non esiste più, un bel giornale tra l'altro, diretto dal papà di Corona. E a metà di questo servizio avevo portato con me questa piccola foto di mia figlia fatta con la Rolleiflex, e la tenevo in stanza perché così, come ricordo. E poi a un certo punto, proprio guardandola una sera, ho pensato: ma perché le mie foto di moda non sono come questa foto qua? E quindi il giorno dopo, grazie a Livana Spernicelli, che è la mia redattrice, che adesso dirige la moda di Marie Claire, è open minded, io gli dissi: guarda, da oggi dobbiamo cambiare completamente, farò le foto solo con la Rolleiflex, quadrate, con tutto questo, un'altra poetica, un'altra cosa. E ha detto: ah, va bene. Ed esiste questo servizio fatto a metà come se faceva una volta, e un'altra metà come da poi da lì ho iniziato un po' la mia strada. Per me backstage è lo stage, cioè per me io ho una... tra l'altro feci un primo servizio di backstage per Amica durante le sfilate, penso nell'80-81, e forse questo mi ha molto condizionato, nel senso che fu un'esperienza straordinaria per me. Tra l'altro è lì che conobbi Gianni Versace, e che si prese bene con me, e dopo lui ha avuto sempre molta stima di me, del mio lavoro, gli stavo simpatico, al di là delle foto, credo, in generale, ma comunque lui era molto attento alle foto. Beh, insomma, era un filino attento alle foto Gianni, dal momento che ha lavorato con Avedon e Penn e tutta questa gente qua, sì, diciamo che ci guardava. Poi ho fatto per i giapponesi di Gulliver un grosso lavoro su un torero che si chiama Joselito, che è uno dei più grandi toreri di Spagna negli anni, alla fine degli anni 80, tutto basato sul il prima della corrida. Poi dal 2007, da quando ho aperto il mio blog, che si chiama The Blog Behind the Images,
I miei assistenti scattano sempre le foto di backstage dei miei servizi e io le pubblico sempre nel mio blog e devo dire che questo piace molto. E poi, ultima cosa rispetto al backstage, ho pubblicato da poco, è uscito Seduction of Photography, il mio ultimo libro, dove attraverso un meccanismo di due fotocamere, cioè una che tengo in mano io e una con un telecomando che fotografa la scena da più distante, come dire, il lavoro, questo libro cerca di un po' indagare la seduzione che sta nell'atto del fotografare, no? Mi piace molto raccontare il percorso di come si arriva da un'idea a una realizzazione. Non so, questa parte che c'è dietro, appunto, pensiero che c'è dietro mi interessa molto. Io faccio ogni tanto, quando me la chiedono, una conferenza che si chiama Ispirazioni, dove metto a confronto i libri degli autori che mi hanno ispirato insieme al mio libro, anche, che si chiama Carta Stampata, diciamo al mio libro più antologico. Perché lì si vedono tutte le relazioni. E questa è una cosa che mi è piaciuta molto e che pare non molti facciano. Cioè, molti autori non amano molto dire quali loro sono le loro fonti di ispirazioni. A me sembra molto interessante perché può essere fonte di ispirazione anche per gli altri, no? Non bisogna mai copiare le foto, però possiamo ispirarci ad un atteggiamento, perché adesso la grande differenza nella fotografia non è data dalle macchine, dagli obiettivi, dal soggetto che tu scegli, ma dall'atteggiamento che tu hai verso quello che vuoi fotografare. Lo definirei quasi un atteggiamento fisico. In realtà, quando ero piccolo, io volevo fare il maestro, non so, volevo insegnare. E mi è sempre piaciuto e mi viene anche abbastanza bene, sempre per non essere presuntuoso. No, mi viene bene perché mi piace. E ho diversi programmi didattici, uno che si chiama One to One, dove ho i miei studenti lì sono veramente pazienti, nel senso che facciamo un percorso di crescita testa a testa, personalizzato, che può durare anche parecchio tempo, somiglia un pochino a una psicanalisi attraverso la fotografia, ma io dico questo, io non insegno fotografia se non promuovo l'unica vera necessità di ogni artista, accettare se stesso, quindi non insegno a usare le macchine. L'editoria è agonizzante, quindi certo per me io ho sempre detto prima l'edicola poi l'esse lunga, cioè io se avevo 2.000 lire in tasca andavo prima a spenderle in edicola, per me l'edicola, cioè io ho lavorato proprio per tantissimi giornali, è stata la mia felicità, diciamo, è stata la mia vita. Amavo i giornali, amavo la carta, amavo tutto. Chiaro, adesso continuo, infatti, non a caso a lavorare per la carta stampata. Sai, il mio punto di vista rispetto a tutto questo è molto particolare perché sono in fondo un privilegiato, perché ho la possibilità di lavorare ancora per i giornali, anche se i giornali non rispecchiano più quello che io vorrei che fossero. Questo è sicuramente vero. Allora, intanto io ho una straordinaria passione per questo lavoro, cioè forse cioè non mi è calata neanche di un grammo da quando avevo 17 anni ad oggi. Credo che questo sia molto importante. Poi, per esempio, sì, diciamo, devi sempre essere. Il mio motto è imparare sempre e questo penso che sia un grande aiuto per me, perché nel momento in cui smetti di imparare, o pensi che non puoi più imparare delle cose, sicuramente il tuo atteggiamento si invecchia immediatamente, capito?
se sei bravo ce la puoi fare e ce la farai sicuramente, però oggi come oggi bisogna capire cosa vuol dire essere bravi, nel senso che si torna sempre a questo problema di atteggiamento, no? Nel senso, non problema, la parola problema non mi piace, però diciamo è una questione di atteggiamento. Certamente che oggi è molto più difficile rispetto a un tempo emergere, perché naturalmente ci sono... La fotografia è diventata estremamente democratica, come è giusto che sia. Non so se sia meritocratica, ma democratica sicuramente lo è, perché tutti facciamo fotografie col telefonino piuttosto che no, ma sono fotografie a tutti gli effetti, fuori di ogni scala gerarchica in un certo senso, no? Quindi il problema è sempre lì, no? Cioè, cosa fotografo, perché e con quale atteggiamento, no? Cioè, è chiaro che oggi per un ragazzo che inizia, io dico sempre, ce li hai 200.000 euro? Perché quella è la cifra, è la soglia che tu devi spendere per affacciarti alla fotografia, diciamo seria, tra virgolette, cioè no, perché se vuoi finire a fare le foto sul fondo bianco di scarpe per l'e-commerce, indubbiamente probabilmente non ti servono 200.000 euro. Se però tu vuoi esprimerti attraverso la fotografia, e al di là che tu voglia pubblicare sui giornali o fare della pubblicità o qualsiasi cosa tu voglia fare, che però sia, diciamo, qualcosa che ti esprime e tu venga pagato per questo tuo modo di esprimerti, c'è veramente una soglia d'ingresso. Come giocare a poker, come un tavolo di poker che ti dicono: guarda, per sederti qua ci vanno 200.000. Poi dopo puoi decidere se spenderli, andare a New York e spenderli in una settimana prendendo un DP bravissimo, le modelle più fighe del mondo, e fare 5 foto pazzesche che ti apriranno la strada di Vogue, oppure spenderli in 10 anni in un percorso di tuo di crescita. No, allora diciamo, in America il problema è questo: noi qui non abbiamo bisogno di 10 assistenti perché ne abbiamo uno bravo, invece là ce ne vogliono 10 per farne uno italiano, perché uno là sa solo telefonare, l'altro sa solo portare il cavalletto, l'altro sa solo accendere la luce. Quindi effettivamente io ero molto colpito in America quando ho cominciato a lavorare per gli americani, perché io che facevo delle foto con la Rolley, avevo due Rolley con la manovella, e cercavo di fare delle foto dove di moda, dove però non sembrasse assolutamente che io, anzi, ero arrivato a comprarmi dei flash da 30.000 lire, da 30 euro, non so se c'era ancora già l'euro, comunque proprio zero costosi, perché questi flash non scattavano sempre, essendo di pessima qualità, e quindi questo disorientava i modelli, perché sembravo un completo coglione, cioè non sembravo assolutamente uno capace di fare le foto, e questo era molto umiliante mentre io facevo il servizio. Però le foto venivano benissimo, perché i modelli dopo un po' pensavano: vabbè, ma tanto sto servizio non uscirà mai, perché questo arriva con una macchina con la manovella, c'ha un assistente solo, cosa che in America non si è mai visto, e anzi poi me le caricavo io, perché tanto facevo prima io. E quindi sto flash che più delle volte non scattava. Io mi immergo completamente nel lavoro, ma cicli di 10-15 anni, no? Di 6 mesi, e poi
Dopo inizio una rilettura di quella roba lì, capito? Perché, per esempio, il mio libro Carta Stampata, che sono 30 anni di lavoro, a un certo punto l'ho fatto perché te avevi visto due copertine di Amica e una campagna di Versace. Lui aveva visto una di copertina di quello e quell'altro. A un certo punto ho detto: aspetta, mettiamo ordine, cioè facciamo vedere qual è stato il mio percorso. E a un certo punto io ci ho messo 2 anni a fare questo, ma dormivo di fianco all'archivio, perché per 30 anni io non ho alzato la testa mai, ho solo scattato senza chiedermi niente praticamente. Poi a un certo punto è chiaro che, cioè, diverso sono progetti che tu fai apposta, per dire, come Seduction o Photography, è nato come un concept e adesso è diventato un libro. Ma un libro sul mio lavoro, una mostra antologica. Io ho sempre lavorato e poi ogni tot anni, ma appunto tanti, dico: aspetta un attimo, ma cos'è che sto facendo? Perché io in realtà sono stato sempre molto più, sono molto più un ritrattista che un fotografo di moda, perché ritrattista ho fatto tutta la mia vita, ho fotografato le persone e io mi vedevo proprio come un killer, cioè, ma proprio, a parte che, cioè, mi sembrava figo anche l'idea. Comunque, quando c'era il telefono fisso, non il cellulare, quello tu stavi in ufficio così, come un investigatore privato, un killer, e suonava drin il telefono. E c'era di là il giornale che ti diceva il nome, Alberto Moravia. Ok, metti giù e andavi a ucciderlo. Ma io non diventavo neanche amico, adesso siamo diventati dei paraculi, ma io manco volevo conoscerli. Cioè io andavo là, gli facevo 4 lastre col 10-12 e tornavo a casa. Ma non volevo sapere né niente, perché per me quella era una foto definitiva, ma forse non per lui, ma sicuramente per me. Voleva dire che per me lui era quella cosa lì, e dopo non c'era più niente da dire, era finita lì la faccenda. Credo che la fotografia di moda è una fotografia di reportage che si occupa di un aspetto della vita che noi tendiamo a considerare lontana da noi, mentre non lo è, ma viene considerata lontana solo perché, essendo un mondo che per sua necessità deve essere aspirazionale, non può essere considerato. Come dire, deve essere vicino ma lontano allo stesso tempo. Anche l'Oliviero ha sempre detto che lui era un reporter, no? Era un fotoreporter, pur non avendo mai fatto veramente del fotoreportage, no? Però ha sempre documentato il suo tempo, no? Attraverso il suo punto di vista. Cioè, te lo chiedi, no? Cioè, ma in che modo io, adesso che tutti facciamo fotografie, in che modo io incido, no? Incido, significativamente, attraverso questo gesto? L'umanitaria, quella la scuola che ho fatto negli anni 70, era una scuola straordinaria, una scuola che adesso è impensabile. Il primo anno abbiamo fotografato solo foto degli altri. Per un anno abbiamo solo appiccicato al muro una foto di giornale o così e riprodotta. Il secondo anno abbiamo fotografato tipo una mela e il terzo anno, se io ho fotografato la mela, 3 mele. E questo. Oggi è impossibile vendere un programma didattico del genere, ma invece è in assoluto il programma didattico più straordinario che puoi immaginare, perché dopo sai fotografare qualsiasi cosa. Poi ho avuto la grande fortuna di avere una straordinaria insegnante di storia della fotografia che era la Giovanna Calvenzi, e lei ci insegnava attraverso i libri. E
E per me lì naturalmente è nato tutto lì, no? Nello scegliere da che parte stare, no? Perché lì io mi ricordo sono tre libri fondamentali e sono le tre strade che tu puoi prendere come fotografo. Uno, William Klein, l'altro era Cartier-Bresson e l'altro Hugo Mulas. Sono tre strade. Ogni volta che tu prendi in mano questa macchina, devi prendere partito. A partire da tre atteggiamenti chiave nella fotografia moderna. Klein che modifica la realtà con la sua presenza. Cioè lui usava il grandangolo, si buttava nella realtà fino ad arrivare a modificarla. Bresson fa l'esatto contrario. Quella cosa succederebbe sia che Bresson sia lì che non, che succede anche quando lui non c'è. Quando lui c'è la foto, quando lui non c'è la perdiamo. Mulas è forse il più contemporaneo dei tre perché Mulas prima pensa e poi, come dire, costruisce la fotografia a secondo del suo pensiero. Rende suo il mondo a seconda del pensiero che lui ha sul mondo, no? E questo è l'atteggiamento che ancora adesso si usa e quello che ha, come dire, che corrisponde maggiormente alla contemporaneità in questo momento.